E buon Ferragosto e bentrovate. L'informazione di RT Calabria. Fino ad oggi Renzi e il governo non hanno avuto idee e progetti per il sud. Così la CGIL regionale indica i punti importanti per il rilancio della Calabria in profonda emergenza all'indomani della visita del Premier Renzi a Reggio Calabria. Sentiamo. Fino ad oggi Renzi e il governo non hanno avuto idee e progetti per il Sud. Vi è stata una vera e propria assenza di strategia, anzi diventa inquietante ritornare a parlare dell'articolo 18 che non può essere considerato un totem, ma un diritto sociale che misura la civiltà di un popolo e arricchisce la democrazia di un paese. È quanto sostiene la segreteria regionale della CGIL, sottolineando i punti importanti di cui il Premier Renzi deve tener conto per il Mezzogiorno. È la Calabria che soffre più di altre regioni del sud, ha bisogno di fatti immediati e non di parole dispensate da presunti o autonominatesi plenipotenziari che ricordano altre epoche politiche. Ed allora ci aspettiamo dalla visita di Renzi poche ma buone notizie, risorse per gli ammortizzatori sociali e politiche attive del lavoro, sostegno per le fasce sociali che sono state catapultate nella povertà, provvedimenti da parte del governo in grado di far cambiare linea alle grandi aziende di Stato come le Ferrovie, l'ANAS, l'Enel, l'ENI per l'ammodernamento della Calabria e del Mezzogiorno, un grande piano per la logistica, con l'istituzione dell'Osservatorio della Logistica del Mediterraneo che faccia di Gioia Tauro non solo più un porto di transshipment, ma che aiuti l'intero territorio calabrese verso una necessaria nuova industrializzazione, investimenti produttivi in grado di creare vera e stabile occupazione, come per esempio il rigassificatore ed il Mercure, adeguamento dell'organico della magistratura, progetti per la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale e archeologico di cui è profondamente ricca ogni provincia calabrese. Renzi è in Calabria, deve prendere atto delle condizioni difficili di una regione con gli indicatori economici e sociali da record negativi. Allora troverà anche in noi dei critici obiettivi e determinanti. Vogliamo fatti concreti per tutti i calabresi. Reggio Calabria non è nelle condizioni di sopportare una così massiccia presenza di migranti, lo afferma l'onorevole Iole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia. Sentiamo. Reggio Calabria non è nelle condizioni di sopportare la massiccia presenza di tanti migranti. Con tutta l'umanità che ci anima e nel pieno rispetto dei nostri doveri morali e giuridici derivanti dal diritto internazionale, non credo che la città dello Stretto sia in grado di accogliere migliaia di cittadini extracomunitari, lo afferma la deputata di Forza Italia Iole Santelli dopo i recenti sbarchi nel porto di Reggio Calabria. Sappiamo benissimo, dice la Santelli, che si tratta di persone che fuggono dall'estrema povertà, da guerre atroci, da malattie e sottosviluppo. Peraltro i reggini hanno dato da sempre prova di grande generosità e ancora oggi, a un anno di distanza, voglio ricordare il colonnello Cosimo Fazio, comandante della Polizia Municipale, morto durante un'operazione di soccorso ad un barcone carico di stranieri. Ma l'immigrazione non è un problema di Reggio Calabria. Questa città che fa i conti con enormi difficoltà di ogni tipo è commissariata da 2 anni ed è la sbiadita copia della piccola bomboniera del Mediterraneo che ricordiamo tutti. Ritengo che in Italia tante altre realtà dispongano di strutture e di organizzazione in grado di soddisfare i doveri di solidarietà imposti dalla Costituzione e mi riferisco sia alla Campania sia alla Puglia. In Calabria, conclude Iole Santelli, siamo al collasso e comunque il Sud non può diventare il centro d'accoglienza dell'Europa. È un problema di cui devi farsi carico Bruxelles perché anche noi siamo cittadini dell'Unione Europea. Una piantagione di canapa indiana è stata scoperta sequestrata dal Corpo Forestale dello Stato in località Crocetta, nel territorio del comune di Cetraro. Le piante, in tutto 62 alte fino a 2 metri, sono state individuate nelle vicinanze di un bosco di latifoglie. La coltivazione, suddivisa in 2 impianti, veniva irrigata con l'acqua raccolta in un piccolo invaso alimentato da una vicina sorgente, sequestrati alcuni attrezzi agricoli. Voltiamo pagina, torna all'attacco il sindaco di Cosenza Mario Chiuto nei confronti della dirigenza dell'ospedale di Cosenza che non avrebbe ancora dato seguito alla sua ordinanza in cui richiedeva l'assunzione di nuovi medici al pronto soccorso. Sentiamo.
Il pronto soccorso e il reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza sono ormai al collasso. Per l'ennesima volta il sindaco Mario Occhiuto sollecita l'applicazione dell'ordinanza sull'assunzione di personale medico all'Annunziata. Dalla conferenza stampa dello scorso 5 luglio del sindaco, convocata per annunciare l'ordinanza contingibile e urgente che costringeva i vertici dell'azienda ospedaliera di Cosenza ad assumere 7 medici da inserire nel pronto soccorso, niente sembra essere cambiato. L'ultima lettera del primo cittadino indirizzata al direttore generale Paolo Gangemi risale al 4 agosto. Sollecitazioni, precisazioni e botte e risposta relativi al perché ancora quell'ordinanza di fatto esecutiva per legge non sia stata invece applicata. Soltanto 2 medici, afferma Mario Occhiuto, sono stati aggiunti, tra l'altro con termini contrattuali capestri nella pianta organica e nel turnover del pronto soccorso. Si tratta di una boccata di ossigeno, certo, dice il sindaco, ma a tutt'oggi purtroppo registriamo le denunce del personale sanitario che deve fronteggiare codici rossi in continua emergenza. Una situazione simile, dice il sindaco, non è più sostenibile e degna di una città civile. La Guardia Costiera ha sequestrato a Roccella Ionica 308 ombrelloni lasciati incustoditi oltre il tramonto nei tratti di spiaggia liberi vicino ai lungomari. Il sequestro è stato fatto in esecuzione di un'ordinanza comunale che fissa il divieto di lasciare oltre il tramonto sulle spiagge libere ombrelloni, sdraio, tende ed altre attrezzature. L'attività della Guardia Costiera rientra nell'ambito dell'operazione Mare Sicuro 2014. È organizzato dal primo cittadino di Crotone, Peppino Vallone, un incontro con i sindaci del territorio sull'emergenza lingua blu che ha messo in ginocchio tantissime aziende della provincia. Vediamo il servizio. Lei ha promosso questo incontro sull'emergenza lingua blu. Sarà fatta un'analisi della situazione o si cercherà una soluzione a questa emergenza? Beh, partendo da un'analisi naturalmente che coinvolge anche le strutture sanitarie, sono presenti anche l'ASP, un coordinamento regionale che è stato istituito e naturalmente i sindaci che più di ogni altro avvertono la problematica per il contatto diretto che si ha col mondo agricolo. È naturalmente un'emergenza che non riguarda solo Crotone, riguarda un raggio molto più ampio di quello di Crotone, è un'emergenza regionale. A Crotone però stiamo avendo, nel territorio del crotonese stiamo avendo un'emergenza maggiore. Gli agricoltori, diciamo, gli allevatori avvertono prioritariamente questo problema, stanno subendo ingenti danni, a parte le morti, diciamo, di parecchi animali conseguenti a questo virus che decima le loro mandrie, anche dal punto di vista dell'immaginario collettivo, pur avendo la certezza, almeno i tecnici rappresentano questi, che non ha alcun, diciamo, pericolo o rischio nei confronti dell'uomo, comunque dal punto di vista della psicologico vi è una consistente riduzione dei prodotti caseari. E naturalmente questo aggrava già il danno che è conseguente alla decimazione di molti animali in conseguenza che stanno avendo. Occorre fare un momento di riflessione insieme al mondo agricolo e poi gli strumenti, richiedere gli strumenti di carattere regionale e nazionale su questo tema. Credo che debba partire dai sindaci del territorio insieme al mondo agricolo e raggiungere appunto questo tipo di obiettivo che oggi può essere senz'altro un momento cruciale, avendo appunto la presenza sia della regione che dell'ASP provinciale, può essere un momento in cui si fa un punto decisivo e si mettono in atto gli strumenti che tendono a limitare questi danni che sono in corso di realizzazione. Allora, questa task force serve appunto a monitorare il fenomeno quotidianamente, tutti i giorni, azienda per azienda, a verificare se vi sono effettivamente delle morti tra gli animali, a cristallizzare e quindi avere uno strumento che nel momento in cui ci sarà un ristoro, perché dovrà esserci un ristoro, non è un fatto che non è monitorato, non è costruito, non è controllato e quindi questa task force regionale e l'ASP provinciale soprattutto debbono rassicurare gli allevatori su questo percorso e su questa attività che va realizzata già da ieri
già da ieri, ma ci deve essere la certezza che è in corso di realizzazione. E secondo una stima di Coldiretti, 3 calabresi su 4 trascorrono Ferragosto, il capodanno estivo calabrese, all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta, di cui 10.000 negli agriturismi. 3 calabresi su 4 trascorreranno Ferragosto, il capodanno estivo calabrese, all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta, di cui 10.000 negli agriturismi. Lo rende noto la Coldiretti. Le ferie augusti, riposo di Augusto, è l'espressione latina da cui deriva il termine Ferragosto. In Calabria, è scritto in una nota, in base ai dati elaborati da Coldiretti Calabria, acquisiti nei mercati di Campagna Amica, nei punti di vendita diretta e nelle botteghe dislocati su tutto il territorio regionale, si registra in questo periodo una incoraggiante ripresa della domanda interna che lascia ben sperare. Lascia ben sperare poiché, commenta il presidente Pietro Molinario, si attenua in parte l'incertezza generale che in questi ultimi anni ha indotto comportamenti più prudenti nei percettori di redditi fissi. Certo, fino ad oggi, nel 2014, sono calati i giorni di vacanza con meno persone, famiglie, villeggiature e soggiorni, fuori casa più leggeri, ovvero più brevi, più vicini, più economici a causa della riduzione del potere d'acquisto, ma soprattutto per il diffondersi della filosofia low cost che è entrata a far parte del modo di pensare e agire dei vacanzieri e che sta aiutando la Calabria in questi ultimi giorni. Infatti i vacanzieri, una volta sul posto, domandano e ricercano la qualità, in particolare quella riguardante eventi culturali e cibo rigorosamente del territorio, ed in questo la Calabria, con le sue 269 specialità agroalimentari censite di 15 prodotti tra denominazione di origine protetta DOP e indicazione geografica protetta IGP e svariate etichette di vini con costante qualità in ascesa, risulta molto attraente. Vi è la sapienza e la costante innovazione di tanti ristoratori che sicuramente contribuiscono a fare la differenza. Secondo Coldiretti saranno circa 10.000 i vacanzieri che hanno scelto di trascorrere il Ferragosto negli agriturismi calabresi. 3 calabresi su 4 trascorreranno comunque il capodanno estivo all'insegna della buona tavola e del relax all'aria aperta, e 1 su 2 parteciperà a spettacoli, visite nelle aree archeologiche ed eventi culturali che caratterizzano in modo evidente l'estate della regione da nord a sud. L'auspicio, conclude Molinari, è che questo Ferragosto 2014 porti ottimismo verso una ripresa e beneficio di famiglie e imprese che con l'industria turistica diventi, con l'agroalimentare, sempre più di sistema, settori economici permanentemente in attivo che possano garantire reddito e occupazione vera ai territori. E si è conclusa sul lungomare di Gizzeria, in provincia di Catanzaro, la prima edizione del premio Caposuvero, ideato da Massimo Mercuri. Vediamo il servizio. Si è svolta sul lungomare di Gizzeria Lido la prima edizione del premio Caposuvero, ideato da Massimo Mercuri, che ha presentato l'evento insieme a Piera Sastoli. Il premio è stato organizzato dalla Proloco di Gizzeria con il patrocinio dell'amministrazione comunale. A fare gli onori di casa il presidente della Proloco Caposuvero di Gizzeria, Giuseppina Fragale, con la partecipazione del sindaco Pietro Raso e del vice sindaco Francesco Argento. La serata è da considerare una delle iniziative tra le più importanti che hanno dato lustro al territorio e al comune di Gizzeria. Un evento che ha chiamato a raccolta tantissime importanti personalità che vi hanno partecipato, permettendo così, con questa prima edizione del premio, di gettare le basi per l'istituzionalizzazione dello stesso da inserire tra gli appuntamenti culturali del calendario degli eventi estivi calabresi. 6 le sezioni del premio: diritti civili, spettacolo, imprenditoria, cultura, moda e medicina. La scelta delle personalità da premiare ha sottolineato la voglia di mettere in mostra una Calabria bella, una Calabria che vuole sostenere la propria identità. Così Franco Corvelli, diritti civili, che ha ricevuto il riconoscimento da Anna Maria Mancini, presidente dell'associazione Caduceo, ed ha dedicato il premio al piccolo Cocò, ucciso barbaramente in un agguato di stampo mafioso insieme al nonno e alla compagna dell'uomo. Ruggero Pegna, spettacolo, premiato da Anna Giampà, dirigente Umpli. Pippo Callipo, imprenditore
editoria. A premiarlo Wanda Ferro, commissario della provincia di Catanzaro, e Ulderico Nisticò, cultura, premiato dall'avvocato Fabrizio Falbo. Proprio Nisticò ha voluto sottolineare l'importanza delle università della formazione dei professionisti di domani. Elena Vera Stella, moda, premiata dalla professoressa Aquila Vilella, mentre Giovanni Paolo, medicina, ha ricevuto il premio da un altro medico, il dottor Ennio Calabria. Sei personalità che rappresentano le eccellenze nella nostra regione e che promuovono con il loro impegno nei diversi settori una pagina interessante di una regione che, nonostante le difficoltà, può contare su chi si spende per la Calabria, rimanendo in questa terra sempre etichettata in negativo, forse perché così si fa notizia. A Massimo Mercuri il merito di aver portato avanti questo progetto e di aver reso la serata particolarmente emozionante. Il premio Caposuvero ha raggiunto il suo obiettivo e certamente, così come è stato detto nel corso della splendida serata sul lungomare di Gizzeria, sarà riproposto anche il prossimo anno. Il prossimo 30 agosto si terrà la 12ª edizione del premio San Francesco Saverio, l'evento che ogni anno premia calabresi che si sono distinti a livello nazionale. Si svolgerà di Pignano, nella frazione di Tessano. La nostra intervista. Ha premiato i nomi più importanti e illustri calabresi che si sono distinti a livello nazionale e internazionale nel campo dello spettacolo, delle professioni, in campo medico, ma anche nomi apprezzati in ambito giudiziario. È il premio San Francesco Saverio, che si terrà anche quest'anno a Di Pignano il prossimo 30 agosto. Abbiamo premiato diversi tipi di personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche, però queste 12 edizioni hanno avuto un filo conduttore comune, che è quello della giustizia. Infatti negli anni passati abbiamo premiato Nicola Gratteri, De Bernardo, l'onorevole Angela Napoli, c'è stato Renato Cortese. E per quale modo, perché si parla di giustizia? Si parla di giustizia perché secondo me la gente un po' si è stancata di alcune tematiche, nel senso che non bisogna parlare di giustizia solamente di lotta alla mafia, di lotta all'andrangheta, di lotta alla delinquenza comune, ma bisogna parlare di giustizia nel senso che la gente ha bisogno di lavorare, di trovarsi un lavoro in base alle proprie capacità e non in base a un santo in paradiso, di essere libera di votare, di avere una politica sana. Ecco, questo è il nostro filo conduttore che unisce le varie edizioni. Infatti quest'anno ci sarà pure il magistrato sostituto procuratore Sferlaz. È normale che forse questa è un'utopia, però nel nostro piccolo stiamo cercando di dare il nostro contributo e forse la forza di questa associazione è credere in quello che fa. Oltre alla parte culturale, che c'è, ti ripeto, il sostituto procuratore Sferlaz, il professor Caruso, che è il direttore dell'Università di Microbiologia di Brescia, il professore, il criminologo Francesco Bruno, la giornalista Emily Casciaro e tanti altri. C'è pure la parte dello spettacolo, dove ci sarà Miss Italia 2011, ci sarà Cecilia Cesario, presenterà Antonella Calabresi, ci sarà una bambina che sarà una sorpresa, nel senso per come canterà, Carmen Cozzolino. Diciamo che è una serata ad ampio raggio in cui passeremo 2 ore e mezza, penso, liete come gli altri anni. Tra gli altri nomi che saranno premiati quest'anno, il ministro Maria Carmela Lanzetta, il regista Massimo Scaglione, l'attrice Anna Prete e la prima ballerina della Scala Sabrina Brazzo. E in questo giorno particolare siamo andati a Ciron Marina, a Baia de Punta. Immerso tra mare e pineta, offre i servizi di ristorante, pizzeria, lounge bar, area beach sport, disco club, spiaggia attrezzata, animazione. Baia de Punta continua ad essere un polo d'attrazione dell'estate 2014. L'estate cirotana si confronta con una presenza numerosa di turisti attratti dallo splendido mare e dall'accoglienza che proprio questo comune marino offre. In tale contesto si inserisce Baia de Punta con le offerte promosse per attirare non solo i crotonesi ma anche i turisti. Il punto forte, l'accoglienza e la professionalità di persone che nascono nel settore del turismo fanno sentire gli ospiti da subito in ambiente familiare, in tutto stile villaggio turistico. Noi proponiamo ciò che è sempre comunque un marchio, che è il nostro, quello dei fratelli Mazzone, che già da tanto tempo, come diceva lei, è una garanzia. E quest'anno abbiamo fatto degli spostamenti per quanto riguarda la discoteca, quindi abbiamo
fatto dei rinnovamenti, abbiamo cambiato lo spostamento di console dove comunque c'è una panoramica diversa, abbiamo creato un ring molto più soddisfacente soprattutto per quelli che sono gli abitanti della movida notturna cirotana e non solo, quindi nuovi effetti luminosi e non solo. Poi per quanto riguarda la ristorazione abbiamo fatto questa nuova cucina a vista, un po' stile villaggio, quindi una griglieria su pietra lavica dove possiamo gustare veramente pesce fresco e soprattutto la cucina del nostro chef di quest'anno che è il signor Domenico, che viene quindi da una terra altrettanto calda e accogliente che è la Sicilia, quindi non solo prodotti tipici nostri calabresi quest'anno ma comunque anche prodotti anche siciliani ma soprattutto anche nazionali. Questo è quello che diamo noi quest'anno con un tocco sempre di, se possiamo dirlo, di da parte nostra comunque sempre di sacrificio, perché comunque c'è sempre, quindi sempre che poi è quello che ci porta avanti e ci dà sempre grinta per poter sostenere un'estate che, anche se quest'anno è un'estate un po' particolare, concedetemela, perché tra il tempo e tra, come dicono le radio, ormai non si capisce se è più l'estate, quando arriverà, se arriverà, quindi tra tutte queste problematiche comunque noi riusciamo sempre a mantenere un discreto, voglio dire così, prodotto. È in programma per il prossimo 18 agosto lo spettacolo musicale promosso dalla Fondazione Lilli per la raccolta fondi per la ricerca sul cancro. Quest'anno, decima edizione, protagonista del mega concerto nello splendido scenario dei Ruderi di Cirella, ci sarà l'artista Bruno Risas. Vediamo. Torna anche quest'anno l'evento della Fondazione Lilli che da 10 anni raccoglie fondi per la ricerca nel nome di Lilli Funaro, scomparsa prematuramente a causa del cancro. Artisti importanti come Pino Daniele, Francesco De Gregori e lo scorso anno Vinicio Capossela sono stati protagonisti degli spettacoli musicali promossi dalla Fondazione e il prossimo 18 agosto nello splendido scenario dei Ruderi di Cirella la scena sarà occupata tutta da un calabrese che sta riscuotendo un enorme successo a livello nazionale, Bruno Risas. Noi abbiamo cercato nel corso anche di questi mesi, grazie al fatto che l'UNICEF ha deciso, bontà loro, di darmi questa opportunità di stare dietro ai progetti, almeno per quanto riguarda la Calabria, di fare anche una forma di solidarietà nel corso del tour che abbiamo appena fatto nei locali. E in questa serata per la Fondazione Lilli cerchiamo di continuare a dare un contributo. Io non la vedo come una cosa eroica, penso che sia giusto che quando uno può fare qualche cosa oltre che per il proprio godimento personale, in qualche modo cercare di estendere questa cosa e di contribuire è un gesto che dovrebbe essere normalità. Ed è tutto per questa edizione, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci. Ieri sera grande festa per la presentazione del nuovo Crotone. I numerosi tifosi rossoblu presenti sul piazzale antistante la Lega Navale hanno accolto come al solito e con tanto calore i nuovi protagonisti della prossima stagione di Serie B. Per noi è stata anche l'occasione per ascoltare il presidente Raffaele Vrenna. Per quanto riguarda questa serata importantissima di questo nuovo Crotone, possiamo ancora dar fiducia, sì, questo è importante. Ma bisogna dare fiducia, noi lavoriamo in modo serio, abbiamo una società che ha pieno entusiasmo, ma dagli addetti, a tutti quelli che girano intorno e lavorano giornalmente a questo progetto Crotone. Stiamo avendo un grosso successo anche a livello nazionale, penso che non lo merita il presidente o mio fratello che siamo gli artefici di questa società, ma sicuramente quelli che lavorano dalla mattina alla sera, che sono dal magazziniere a chi si interessa dei conti, a chi si interessa per quanto riguarda la direzione tecnica e tutti gli altri, anche gli altri dirigenti. Siamo l'unica squadra della Calabria, la più importante della Calabria, ancora una volta con la speranza che venga recepito un messaggio ai crotonesi per riempire lo stadio. Ma non è solo per questo, io penso che il mio sogno è quello
di portare le famiglie, di cercare, quest'anno noi proprio con gli abbonamenti, abbiamo fatto una campagna abbonamenti che è abbinata alle famiglie. Immaginate che un biglietto per andarlo a vedere in tribuna centrale rossa costa 8,50 euro, quindi diamo molto spazio alle famiglie e il mio sogno è quello di, insieme penso anche a chi fa la sicurezza, in questo caso alla prefettura ma insieme alla questura, a tutti gli organi di polizia, che è importante, il sogno è quello di togliere le barriere e avere il primo calcio italiano senza barriere proprio a Crotone, perché lo merita il pubblico, lo merita la tifoseria che in tutti questi anni penso che è stata una delle più civili a livello nazionale. Presidente, abbiamo il piacere di aver incontrato Luciano Vatieri, che quando giocava con il Crotone noi seguivamo, ancora non c'era la dirigenza della famiglia Brenna. Ma era, invece c'era mio padre che era in dirigenza all'epoca, era un dirigente di Luciano. Io sono stato sempre, ho seguito il campionato che ha fatto Luciano e lo seguivo insieme a mio padre andando a fare anche tantissime trasferte. Ed era, Luciano era un mito per me ed è ancora un mito, perché uno, è stato uno dei più grossi centrocampisti che il Crotone abbia mai avuto, anche nell'epoca Brenna. Io lo definisco insieme a Grieco i due giocatori più importanti nella storia del Crotone Calcio. Abbiamo il piacere di intervistare e rivedere dopo un bel po' di tempo Luciano Vatieri, una bandiera del Crotone degli anni Ottanta. Secondo te c'è la possibilità che questo Crotone possa continuare a far bene? Io ho seguito molti Crotone quest'anno e vedo che sono sulla strada giusta per arrivare a certi traguardi. Lavorare molto sui giovani è la strada giusta, perché io ho giocato nel Varese in B ed era anche questo, allora facevano il pallone come azienda, cioè producevano il calciatore, e vorrei anche che qui a Crotone un po' fare questo e un po' con un bel di esperienza che stanno in squadra, la squadra riesce ad avere grossissimi risultati. Scusami, Massimo, leggevo sul sito del Crotone, presenterà Massimo Proietto con la complicità del presidente Brenna. Perché con la complicità? Allora, complicità perché in effetti lui è l'istrione del palcoscenico, nel senso che lui conosce bene vizi e virtù di tutti i calciatori, avendo frequentato anche il ritiro di Moccone, quindi lui è quello che ci può raccontare qualche aneddoto sul palco. Noi oramai da anni, io penso che all'incirca avrò condotto per 20 anni di consecutivamente. Siete una grande coppia. Siamo una coppia affiatata di professionisti, di conduttori, perché per me, io lo definisco oramai collega, però come ti dicevo, lui negli aneddoti è fortissimo, perché essendo stato proprio lì a Moccone con tutti i calciatori, quindi qualche curiosità, qualche chicca sicuramente stasera ai tifosi e ai sostenitori saprà darla, come sempre. L'appuntamento con il calcio giocato è fissato alle 20:45 di domenica prossima, quando all'uscita sarà di scena la Casertana. Anticipando una dichiarazione di Massimo Drago che vi proporremo nei prossimi giorni, il primo obiettivo del Crotone è quello di andare ad affrontare domenica 24 il Cesena.